Siamo qua, questo qui è l'inizio della Forum War, questo è il primissimo match mai giocato di tutto il torneo. Abbiamo fra i primi partecipanti Movie Maker, esponente dell'ex clan Wolf, adesso Audere Semper, contro Pinza che mi scuserà ma non so di che clan sia sinceramente. E abbiamo qua su questo lato Movie Maker che gioca in Master, mentre Pinza, dimmi un po' come gioca, dove gioca questo Pinza. Cosa stai guardando? Le statistiche di Pinza. Ok, perfetto. Che non statistiche. Che Pinza è a scriverci, cioè, che cazzo di lega ho giocato, sarà già ora, esatto. Così impara. Bravo Pinza. Non aveva più pari idea. Vabbè, mi sa di platino, mi sa. Pinza è in platino. Mi sono rotto le palle, chi si crede di essere? Allora, vediamo questo Terran Zerg. Di solito il Terran sicuramente andrà di Blue Flame Alien, visto che ormai è un must per ogni Terran che giochi Zerg. Lo scout è già stato fatto. No, non è stato fatto da nessuno. E arrivano ora i primi, il primo drone di Pinza a cercare la base di Movie Maker. Comunque vogliamo dire che tutte le partite di questa forum saranno fatte su Shakur Plateau, e per questa partita sono posizioni opposte, quindi sarà un po' più lunga anche per quei poveri Alien, dovranno farsi tutta la mappa per bruciare quegli Zerg. Vabbè, sono gli Alien sono degli Autobot velocissimi e perciò possono riuscire. Bravi Autobot. Possono riuscire ad arrivare ovunque e comunque. Vediamo Pinza che va di standard a 14 con il vivaio, subito posto terminale per cercare di una minima protezione. Si chiama anche Fast Expand, quindi intanto Pinza sta andando di Reaper. Bene. Velocissimi Reaper. Fast Reaper Expand, perfetto direi. Anche se Movie Maker sta costruendo un bellissimo bunker qua dietro. Bellissimo Movie Maker quel. E non penso che Pinza l'abbia visto, infatti. Non l'ha visto, quel bunker è spettacolare. Forse lo vede adesso con l'overlord, forse no, mi sa di no perché non l'ha lasciato fermo lì. Quel bunker è messo in posizione veramente. Ora glielo vede, però guarda un attimo. Sì, gliel'ha visto vede, ora. Però ormai è costruito, cioè sì, ormai è finito di essere costruito. Sta facendo un impalatore, però è troppo. Troppo avanti. Vabbè, però ok, ho costruito un bunker, ma non c'è niente da metterci dentro, perciò. È un Reaper, arriverà, mi sa troppo tardi rispetto a questo impalatore. No, ce la fa, al massimo passa da sotto, scusa, è un Reaper. Arriverà troppo tardi rispetto a questo impalatore, questo Reaper. Tra l'altro ho costruito benissimo questo bunker perché da qua può essere attaccato soltanto da un solo drone, perché lo spazio glielo consente e tutto il resto invece deve fare il giro per essere attaccato. Guardiamo il Reaper che arriva in tempo, infatti ci arriva in tempo. E l'SCV entra nel bunker, fine. La fine di quella, di questa base per cioè gli ritarda la base di espansione tantissimo. Gli scoppia un coso. Tanto lui sposta l'impalatore, però glielo sposta male. Lo sposta male. Ricordiamo che i Reaper fanno 30 danni contro gli edifici. E quindi l'impalatore è considerato edificio, cioè è considerato struttura. E lo distrugge, cioè e lo distrugge, però gli sta focussando. Ha sbagliato, doveva spostare quell'SCV, poteva lasciarlo dentro fintanto che l'impalatore non veniva distrutto. C'è ancora un altro Reaper di supporto, gli ha distrutto l'impalatore, ha un vantaggio assurdo. Reaper non lo sposta dentro, gli attacca la base, così costringe il suo Pinza ad attaccare. Vedete che Pinza non, infatti sposta quell'impalatore. Adesso scapperà dentro il bunker. Scapperà dentro il bunker. No, si fa chiudere, forse no. Ce la fa. Micra benissimo quei Reaper. Cioè, fa un micro spettacolare. Ricordiamo però che non sta andando bene perché gli impalatori hanno più raggio rispetto ai Reaper. Si poteva benissimo mettere l'impalatore al 7 di raggio. Però se non sbaglio, dentro un bunker requisiscono uno più di raggio. No, perché senza potenziamento.
regolamento. Ha detto una stronzata. E vabbè, gli chiude Reaper. E sono morti Reaper. Però nel frattempo sta facendo Dianion con la fiamma blu. Come avevo detto, quindi saranno ancora cazzi più amari per Pinza. Primo Helion con... Primo Helion, la fiamma blu in costruzione, ha messo in modo tecnologico, quindi andremo di 3 Helion per volta. Arriveranno almeno 4 Helion con la fiamma blu tra tipo 60 secondi. Sì, all'incirca 60 secondi. Intanto questo Overlord qui però non sta a farci niente, dovrebbe utilizzarlo per scoutare almeno... Sì, almeno si accorge che quegli Helion doveva fare delle blatte... Se non fa le blatte, che sono in ritardo. Lo sta facendo, è difficile le blatte, ma molto in ritardo. C'è un impalatore, guardiamo dove lo sta costruendo. Ha mandato uno scout però, credo uno speedling. No, ma lo manda soltanto, prende, vabbè, gli occhi. Si accorgerà perlomeno che arrivano gli Helion. Intanto l'impalatore l'ha messo qua all'entrata. Non è una buona posizione perché può essere focussato con la visione sia dei carri che dagli Helion. Sì, doveva... metterlo in diagonale, uno qua e uno, esatto, qua, in modo da coprire tutto. E quello là sopra poteva coprire anche la rampa della base principale. Arriviano, no, sono sette. Quanti sono? Sono 6 più 1, 7. 6 più 1, 7. 7 Helion. Usa le regine per bloccare il passaggio e costruisce un altro impalatore. È molto tardi quell'impalatore. Cioè, camera evolutiva per bloccare il passaggio. Quegli zeri che non lo doveva fare e vengono shottati. No, le regine sono lentissime. Deve focussare quell'Helion che ha 5 di vita. Trasfusione. Ha fatto una bellissima trasfusione. Trasfusione perfetta. Con le regine salva un'altra regina. Ha una ottima difesa in questo momento. Però dovrebbe espandere quel biotumore. Quest'Helion col puntatore è stato mandato al suicidio. Sì, è stato mandato malissimo. Deve cambiare a questo punto. Arrivano le blatte. Movie Maker aveva gravi problemi adesso contro quelle blatte. Soltanto Helion con la fiamma blu. Dovrebbe switchare con navi mediche per fare dei drop. Sì, mi sa proprio di sì. Un drop di Helion Framal Blue potrebbe cambiare le sorti della partita. Il minerale, entrato in minerale è lo stesso. E di Vespene c'ha un vantaggio di 2-1 Movie Maker. E anche le APM sono simili. Quell'osservatore che hai detto inutile sta scattando la base espansione. Oh, meno male, la buonora, Sta scattando la base espansione. Sì, vede benissimo, vede abbastanza bene. Gli vede quel deposito, sì, vabbè. Questi Helion qui è il caso di dropparli. Dov'è? Ah, oh, quello qui, lo spazio porto. Spazio porto, un e po' anche carri con potenziamento per l'assedio. Giustamente, potrebbe essere un problema per Pinza quei carri. Posizionato benissimo. Attenzione però, no, niente. Secondo deposito che mette qui, ma si fa scattare tutto. Sì, non gliene frega niente. Cioè, nel senso, alla fine gli scatta soltanto un deposito e due raffinerie. Non gli sta scattando nient'altro. Posizionato benissimo questo Overlord, che riesce facilmente a vedere tutto l'esterno di tutta la mappa. Pinza sta andando con la nave medica. Sì, Pinza. Movie Maker sta facendo la nave medica. Pinza sta facendo soltanto adesso gli speedling. Mamma mia, sei in ritardo con quella ricerca. Sta facendo un lanciamissili. Dove lo sta creando il lanciamissili? Base principale. Non lo so, ne sta costruendo due in base principale, uno e due. Vedi, però queste cose non mi piacciono perché sono cose fatte a caso. Non sono fatte le piatte stanno scoppiando quelle. Quelli erano lasciati fermi. Sì. Non ha avuto nessun senso. Ha perso metà degli Helion? O li aveva splittati? Guarda un po' le unità. Non lo so, sinceramente non li aveva splittati per il drop. Ecco, parte il drop. Drop di 4 Helion con la fiamma blu. Attenzione, altri due. Oh, finalmente gli spacca questo Overlord con il lanciamissili. Perciò, fine delle informazioni di scout. Vediamo da dove vuole passare questo drop di Helion con la fiamma blu. Che ricordiamo, dalla prossima patch saranno completamente inutili. Glielo vede perfettamente. Vabbè, però è un'ottima posizione. Attenzione, che vuole fare. No, pensavo volesse caricarci anch'io altri. Io pensavo volesse caricare quegli altri. Sta facendo una strage di droni. Se ne sbatte. No, non ne ha ucciso neanche uno. Cioè, ne ha uccisi pochissimi. Però li ha portati tutti. Ha fatto un danno minimo. Non ci sto capendo niente. Sono troppe barre lì sopra. Intanto, osserviamo quegli altri tre Helion. Che non so che fine abbiano fatto. Non lo so. Se ne sono andati. Avranno fatto giro di là per auto. Sì, e saranno morti. Sono morti malissimo in quella. Non facendo barriera. Alcun danno. Però, guardiamo i lavoratori uccisi. I lavoratori uccisi. Vabbè, metà credo che almeno 10 l'abbia uccisi prima. Gli ha fatto un po' di danni economici. E adesso sta andando col grosso delle forze. Oh, vabbè, stanno arrivando gli infestatori con le ghiandole patogene a finite ore di ricercare. Però arrivano prima questa grande massa. Sì, e fra l'altro il backing darà pure visuale per i carri d'assedio. Che non potranno fare niente. Pazienza. Li posiziona. Posizionamento dei carri. Quelle
Blattes, hanno cercato di fare qualcosa, non ci rimane niente, non ci rimane. La sua è la fine. È chiuso in base Pinza, non può Pinza più fare non niente. Può uscire, deve aspettare quegli impalatori. Quattro impalatori stanno per uscire, forse avrà qualche possibilità. Madonna, quanti danni fanno ai propri alleati i carri. Sì, è abbastanza. Ma li ha mandati malissimo. Li manda avanti, cioè, con la. No, no, guarda come li ha mandati avanti. Con li ha mandati avanti, ha perso un impalatore. Adesso ci sono. Ne rimangono due. Ha finito l'energia facendo dei. Due crescite fungine sui marini, però non si sommano, come ben sapete. E prova a usare i droni per far scoppiare qualche carro. Ci riesce, tra l'altro. Sì, vabbè, ma non gli rimane nient'altro ora. No, non ha più niente con cui sopravvivere. Intanto quei Vikings stanno facendo un arresto su quegli overlord assurdo. 12 blatte. E tra poco c'è la produzione bloccata, Pinza. Perché sta perdendo perde unità. Più di quello che perde più cose. Infatti, da GG. Movie Maker, ottima partita, molto aggressivo, anche se quei lanciamissili erano inutili. Sì, vabbè, questa qui è la primissima partita della Forum War, non ce ne saranno altre di così prime perché questa qui è la prima e come al solito ha vinto un Terran. In Terran sono in Alla prossima!